altro, un campanello per tenere alta l'attenzione in vista della prossima trasferta di mercoledì a Palermo. Voglio subito chiedere ad Ezio Brevi che impressione, insomma, ricavato dalla partita della Ternana contro la Paganese, più in generale, insomma, su queste prime 20 partite della squadra rossoverde, che ha messo insieme 16 vittorie e 4 pareggi, insomma, un No, ruolino impressionante. quello che si evidenzia adesso magari ieri la squadra non ha tenuto l'intensità che il mister voleva e desiderava, ma penso che sia giusto sollecitare e ricordare alla propria squadra il valore e la forza che ha la Ternana, e quindi quelle componenti non vanno mai dimenticate. Nel momento in cui si subentra una sorta di gestione, si commette un errore, non dico di presunzione, però è quella rilassatezza che non va bene. Quindi fa bene l'allenatore a tenere una soglia di determinazione, di piglio sulla partita sempre costante. L'ultima volta che sono stato qua in trasmissione già si parlava benissimo delle prestazioni della Ternana, ed ora è tutta una conferma, perché io anche ieri ho avuto la sensazione che a tratti ci fosse solo una squadra in campo, con anche un buon palleggio, con una ripartizione degli spazi in maniera ottimale e soprattutto con un'incisività devastante, perché gli esterni e lo stesso attaccante di ieri, che ha giocato come prima punta, come riferimento terminale, sono assemblati molto bene e sono il giusto connubio di forza, di qualità e di buona intraprendenza. Ipotizzavo pure nel servizio di copertina, Ezio, che potrebbe trattarsi della consapevolezza di essere uno snodo fondamentale, cioè nel momento in cui vai addirittura a più 11 sul Bari, ti aspetta una trasferta come quella di Palermo, e proprio quando sembra che, qui parlo all'ex capitano ma anche all'allenatore Ezio Brevi, proprio quando sembra che le cose vadano tutte per il verso giusto, magari anche un po' di psicologia dell'allenatore a voler No, alzare un po' la tensione, non lo so. è giustissimo, probabilmente lui avrà percepito nell'atteggiamento, nel modo di leggere la partita dei suoi giocatori, che c'è stata una sorta di rilassamento generale. Conoscendo meglio di me i suoi giocatori e il suo ambiente, ha bisogno probabilmente di ritrovare quell'energia che ha fatto per ora la differenza, e quindi fa bene, fa benissimo a tenere questa soglia di determinazione sempre alta, e spero che venga anche confermato questo a Palermo, perché a Palermo è vero che non c'è il pubblico, però è sempre una trasferta che bisogna affrontare col giusto piglio. Chiedo anche a Leonardo Palazzesi, insomma, se c'è un po' di predattica, diciamo di mestiere anche da parte di Lucarelli, o anche così la paura, no? Ho inciampato tante volte in vita mia, non ho usato proprio questo verbo, ma insomma, ci siamo capiti. L'hai Ma vista così sotto ritmo tu la Ternana? no, non l'ho vista sotto ritmo. Ma lì secondo me è un gioco delle parti, no? Ognuno fa il suo mestiere, perché Lucarelli sa benissimo che insomma, non è che una squadra che vince su 20 partite 16 volte ne pareggia 4, poi magari può vincere tutte le partite dominando l'avversario in lungo e in largo. Ieri fino al 2-0 veramente sembrava una partita tra due squadre di differenti categorie, cioè era disarmante la superiorità della Ternana. C'è stato, come l'ha definito anche nella radiocronaca, il gol del sabato, cioè il gol della domenica fatto il sabato del giocatore della Paganese, Cesaretti. Cesaretti, che per carità ha fatto un bello spunto, ha fatto un gran tiro. Di quelli che forse se ci riprovasse 1.000 volte non segnerebbe mai. Però l'ha fatto poco dopo la partita, è ritornata sul 3-1, sul doppio vantaggio, e non c'è stata mai la sensazione che la Paganese potesse rimettere in bilico la partita. Per cui sicuramente la sferzata di Lucarelli è più in prospettiva che rispetto alla partita in sé per sé. Sicuramente, come hai detto tu anche nel servizio, fino al 25 aprile questi record, queste vittorie, tutti questi punti
valgono poco, però insomma tu mettiti anche nei panni del Bari che sta dietro, no? Noi facciamo questi ragionamenti, il Bari invece sta dietro, deve recuperare 11 punti, ha perso il confronto diretto in casa e reduce da una sconfitta in trasferta. Insomma, psicologicamente, diciamolo adesso fuori da scaramanzie, solo la Ternana può perdere questo campionato, è evidente. Questo è il gol della domenica, del sabato, del venerdì, del giovedì, un po' di tutti i giorni. Volevo chiedere a Leonardo anche, può essere pure colpa, tra virgolette, del tipo di avversario? Cioè, sai, affronti un avversario che sulla carta e poi nella pratica, insomma, si dimostra modesto e quindi sai che non ti basta un filo di gas. Sì, sai quello e sai che con quel filo di gas dopo 20 minuti stai 2-0. E quindi è chiaro che entri con magari con quella consapevolezza, trovi immediatamente riscontro nei fatti, perché fai due gol abbastanza facilmente, è vero il secondo su rigore, ma su un rigore solare, macroscopico. Quindi la partita si mette nel verso giusto, magari cominci a pensare, non so, mercoledì c'è una partita più importante, magari con il minimo sforzo abbiamo già fatto il massimo del risultato e magari concedi qualcosa. È venuto quel gol lì, ma ripeto, senza nulla togliere al giocatore della Paganese, abbastanza fortunato anche perché era entrato da 30 secondi, da 45 secondi quel giocatore lì, quindi che prende palla al primo spunto, dopo 40 secondi e prende e fa quel tiro all'incrocio dei pali, insomma, per carità, bravo, però insomma sa anche di buona sorte, come anche però la Ternana poco dopo fa il 3-1 e la partita, io non so, tu sei stato molto più attento di me, dopo il 3-1 non c'è stata una parata di Iannarilli né un tiro pericoloso tale che potessimo dire la Paganese ha rischiato di riaprire la partita, è andata diciamo in surplus, forse magari Lucarelli avrebbe preferito il quarto o il quinto gol, non lo so, però insomma, se ce li siamo magari lasciati per Palermo è anche meglio. Che peraltro la Ternana pure è sfiorata nel finale, invece a proposito di Iannarilli poi lo sentiremo tra poco, prima sono curioso di sentire il parere di Sandro Corsi da una parte sulla gestione anche psicologica da parte di Lucarelli, no? Che tiene sulla corda, diciamo così, frusta la sua squadra che batte un record dopo l'altro e poi in generale insomma su questa partita dove sostanzialmente anche Leonardo Palazzesi ha appena detto, no? Insomma, Ternana con un filo di gas sufficiente a segnare due gol nei primi 20 minuti e poi a fare il terzo dopo il gol del sabato della domenica di Cesaretti. Tu come l'hai vista, Sandro? Beh, innanzitutto io seguo relativamente, però ecco, grazie alla TV, insomma, ho potuto vedere diverse partite, che naturalmente è ben diverso vedere dal campo che in TV, perché in TV si vedono dei pezzi di partita, insomma, non si vedono i movimenti, però diciamo la prima considerazione che faccio è che è evidente complessivamente una differenza di rose fra la Ternana, sicuramente il Bari, non so, l'Avellino e qualche altra squadra con la media delle altre di questa Lega Pro. Però c'è un punto e qui il gran merito dell'allenatore. Sostanzialmente mi pare di capire da anni in cui seguivo più attentamente anche per rapporti la società, siamo passati da delle gestioni incredibili per le quali si andava a fare il ritiro a Norcia in 4-5, andavano a fare, poi c'erano anche poi giocatori che sono venuti all'Olimpia, a Norcia in 4-5-6 giocatori, 7 che non erano neanche in grado quindi di poter fare una partitella fra di loro, invece a lavorare su un gruppo, e questo credo che sia il merito di questa società, cioè c'era un gruppo abbastanza solido, anzi significativamente solido, si è migliorato. E questo è il primo punto quando qualcuno vuole costruire qualcosa, cioè lavorare e migliorare il gruppo che si ha, non improvvisare. Quindi questo va a merito della società. Però ecco, mi sembra che ci siano, ho visto l'anno scorso, quindi già qualcosa, però ci siano dei giocatori cambiati totalmente nell'approccio, nella qualità, nell'apporto, giocatori magari bravi tecnicamente, ma insomma che stanno dando
molto, molto di più. Ci sono tanti confermati, effettivamente, sì, dicevo, pochi volti nuovi che sono però decisivi. Però ci sono dei giocatori che già c'erano l'anno scorso e che sono trasformati per il piglio, e quindi la mano di Lucarelli è stata fondamentale, del suo staff. Io vedo dei giocatori trasformati, insomma, due o tre, insomma, posso citare Vantaggiato. Poi mi confronto anche con mio figlio, che invece segue da anni la Ternana, quindi mi ha dato suggerimenti. Quindi mi corregge se dici qualcosa di sbagliato, solo, ti riprende. Mi informa in maniera assolutamente corretta e attenta, perché diciamo ci capisce, quindi trasferisce questo. Sì, ci sono dei giocatori effettivamente cambiati, ma si vede. Sulla questione dell'episodio, bello quello del come ci si approccia alla prossima partita, perché quello che ha fatto Lucarelli è approcciarsi sempre alla prossima partita. È chiaro che lì voi dite tutto questo gran gol, bellissimo gol, ma ricordatevi che nel calcio, io ai tempi miei volevo fondare un centro studi in Nero Rocco, per dire come la penso, e avendo avuto anche allenatori di grande qualità, il primo impareggiabile come Velio De Santis, ha fatto un gran gol, ma guardate che Lucarelli aveva ragione quando diceva la disattenzione, perché quel gol è stato fatto di Cesaretti, del giocatore, sì, un cambio gioco, ma il cambio gioco, ma vedete che non l'attaccano tardi, molto tardi e con leggerezza. Questo lo chiediamo, abbiamo in collegamento telefonico Anthony Iannarilli, che il gol l'ha preso, diciamo che poteva esserci esordio migliore per questa telefonata. No, scherzo. Buonasera Anthony, mi senti? Buonasera a voi. Buonasera. Allora, no, volevo partire in realtà non dal gol di Cesaretti, insomma un po' in generale, diciamo qui in studio, anche della bravura, no, di questo allenatore e del gruppo, anche chi dalla scorsa stagione a questa sembra trasformato. Sandro Corsi faceva riferimento ad alcuni giocatori tipo Vantaggiato, insomma altri, però correggimi se sbaglio, sembra di percepire che anche te senti più fiducia, e questo si riverbera anche nelle prestazioni in campo. Non è facile fare il portiere di una squadra che ha la miglior difesa, prende pochi gol, e quindi quelle poche volte che vieni sollecitato devi essere decisivo, come peraltro è successo ieri, no? Nei calci d'angolo, dove il centrale della Paganese in un paio di circostanze ti ha impegnato, e possiamo dire che insomma questa vittoria è anche e soprattutto merito tuo. Ma innanzitutto parto da un po' dalla prima cosa che mi hai chiesto. È normale che avere comunque la fiducia che ti dà il mister ogni giorno, credo che sia comunque un punto a favore. Purtroppo venivamo dallo scorso anno, tutto ti riparlo per me, che c'è stato un po', diciamo, tutta quanta quella situazione un po' strana, quindi è normale che quest'anno avere un mister che mi dà fiducia mi dà comunque, cioè, responsabilità, ma sono comunque contento di poter prendermi, cioè, responsabilità e sentire comunque la fiducia. Per quanto riguarda, diciamo, come dicevi tu, un po' che alcuni giocatori magari stanno facendo meglio, io credo che quando il gruppo è forte, il gruppo fa tanto bene, credo che si possano esaltare anche meglio i singoli, quindi vedo che la Ternana sta facendo bene, ma sta facendo bene anche e soprattutto comunque a livello di gruppo. Dopo certo abbiamo i singoli forti, e credo questo è il mister bravo a metterci sempre tutti quanti nelle condizioni di far bene. Senti, ieri hai fatto due parate strepitose, distinto, un po' la tua caratteristica che conosciamo meglio, no? Su Sirignano, mi pare, colpo di testa, uno anche molto molto ravvicinato, però si è arrabbiato Lucarelli, naturalmente non per le due parate, si è arrabbiato perché avete concesso, insomma, forse anche un po' troppo? Sì, diciamo che il mister non era contento, ma non tanto secondo me per la gara, ma perché ci sono stati questi due episodi che magari potevano mettere la partita in un binario sbagliato, quindi nonostante secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo, magari con questi due piccoli episodi dopo magari dovevi fare il secondo tempo a provare tutto per tutto a vincerla, comunque cioè a recuperare magari i gol presi, quindi credo che ci lavoriamo bene in settimana, sono cose che magari
comunque quello ha messo due grandi palle secondo me, il primo è stato anche secondo me un rimpallo, però alla fine è andata bene così e credo che abbiamo comunque meritato la vittoria. Senti, la strigliata di sabato già acqua passata, penso di sì, insomma, clima sereno immagino oggi. Sì, sì, anche perché comunque cioè, rigiochiamo tra due giorni, quindi non c'è stato nemmeno tempo secondo me di comunque parlare ancora della gara, quindi siamo già con la testa a Palermo perché cioè, secondo me è più giusto così. Insidia di questa partita mercoledì, insomma comunque è una trasferta, è vero il Palermo non sta andando benissimo, però è sempre una squadra di grande blasone, poi magari credo il rischio a questo punto potrebbe essere quello di sentirsi un po' arrivati già, chiedo Ma sentirsi arrivati no, perché qui ragioniamo tutti quanti allo stesso modo, quindi credo che il campionato è ancora lungo, siamo solo alla terza giornata di ritorno, quindi non, penso che non ci possa essere errore più grande. Per quanto riguarda la partita, Palermo credo che è una piazza che si commenta sola, quindi loro hanno secondo me una squadra forte che magari no, gli sta dando comunque sia ragione perché sono comunque un po' indietro rispetto a noi, però credo che anche loro a livello di squadra hanno comunque una squadra importante, quindi secondo me sarà una bella gara e noi dovremmo affrontare la gara come con lo stesso approccio che abbiamo avuto comunque a tutte quante le gare, perché per noi è una cosa importante. Leonardo, per Anthony Iannarilli. Sì, buonasera Iannarilli. Senta, le volevo chiedere, forse nell'arco del campionato la Ternana non è mai stata in difficoltà con nessuna squadra, forse fatta eccezione a mio modestissimo avviso nella trasferta contro la Vibonese, dove forse la vittoria presa per i capelli nel tempo di recupero poteva anche essere forse in quella circostanza più giusto un pareggio, avendole viste tutte veramente l'unico timore può essere il Bari o veramente la differenza a beneficio della Ternana è molto evidente e si confermerà fino alla fine? Ma sicuramente il Bari è dietro noi e sarà secondo me un pericolo fino alla fine, però noi dobbiamo fare cioè, il nostro campionato e come dice il mister pensare gara dopo gara, quindi non pensare troppo oltre che secondo me non ha neanche senso, quindi c'è da pensare a mercoledì e il Bari è normale che farà del tutto per provare a vincere tutte, però noi sappiamo che siamo lì, comunque siamo lì davanti, ma adesso ancora comunque già non basta e dobbiamo continuare a pedalare. Credo che questa è l'unica, secondo me, strada che comunque abbiamo. Testa dentro al calmato, come dice Lucarelli. Non so se Sandro hai una curiosità. Sì, dice sempre testa dentro al cararmato, come per dire in combattimento, certo. Assolutamente. No, ha detto il ragazzo, insomma, no? Le chiacchiere sul vittoria del campionato, eccetera, sono chiacchiere che facciamo noi sportivi, tifosi o giornalisti. I ragazzi e il mister devono pensare a fare bene ogni domenica, per fare bene ogni domenica devono allenare ogni domenica, poi non c'è più la domenica, il mercoledì, il sabato, quello che è, devono pensare semplicemente a lavorare con grande attenzione e negli allenamenti e anche nella loro vita privata, così si dimostra anche di essere un gruppo, insomma, e siamo ben contenti di quello che stanno facendo e soprattutto, ripeto, molte cose le sta trasmettendo il mister, perché un mister deve trasmettere qualcosa e se non hai qualcosa da trasmettere, una personalità, una forza, un'idea e anche dei valori, non si trasmette niente. Evidentemente questo connubio è veramente positivo e ci saranno momenti nell'arco del campionato in cui non è pensabile che si possano vincere tutte le partite. In quei momenti la rosa, la squadra, il mister dovranno dimostrare di saperli superare. Non è pensabile, ma ci proviamo almeno Anthony, credo, no? Vabbè, ma siete tifosi, esagerati. Non ho capito, scusa. No, dicevo, non è pensabile vincerle tutte, ma ci proviamo, credo, no? Uno si prepara per farlo vincere, dopo come sappiamo.
sappiamo, nel calcio può succedere di tutto, quindi l'obiettivo nostro in allenamento è preparare le partite sempre per provarla a vincere, e comunque lo continueremo a fare. Grazie Anthony. In conclusione ti faccio fare un saluto velocissimo da Ezio Brevi, che è qui ospite con noi in studio. Ma giusto per salutarvi, insomma. Sì, no, Anthony, sono il tuo secondo miglior allenatore che hai avuto. No, ti mando un abbraccio grande e faccio veramente dei complimenti, perché ho conosciuto un ragazzo in gamba, un gran professionista, e sono tanto contento che sta facendo bene. Lo conoscevo già in passato, con i suoi trascorsi alla Viterbese, e sta dando una grossa mano, un grosso contributo, e sono molto contento per Anthony e per la causa, che sta andando nella direzione giusta. Ciao Anthony. Grazie mille mister, ti ringrazio di cuore. Anthony Iannarilli, un abbraccio, ovviamente va letto. Ciao, presto, perché a insomma tutti. C'è la partita da preparare, non te lo dobbiamo dire noi, insomma, lo sai, poi è grande il vaccinato, insomma, è migliorato tanto. No, ma lui è sempre stato forte, Anthony, è che però forse quest'anno sente più la fiducia. Sì, si vede che ha probabilmente nel reparto hanno raggiunto la giusta sicurezza e soprattutto si fidano uno dell'altro. Lo vedi quando un reparto lavora di reparto, è un gioco di parole, ma si percepisce proprio che c'è un ottimo affiatamento. Qualche notizia flash proprio dalle ultime di mercato: Cesaretti, dopo il gol del sabato, della domenica, è andato, è stato ceduto a Ravenna, fatto strada, sì, da Pagani a Ravenna. E invece no, mica perché interessa, insomma, relativamente, però il mercato del Bari, no? Allora, in uscita Montalto a Pescara, Simeri ad Ascoli, Dorazio all'Ascoli, Amlili al Gubbio. E alla fine sono arrivati Cianci in prestito dal Teramo via Potenza, che poi si è fatto male. E motivo per cui poi si è chiusa ogni possibile voce sul ritorno di Antenucci alla spalla. Poi sono arrivati Rolando dalla Regina e Sarzi Puttini dall'Ascoli. Questo è il mercato del Bari, insomma, che poi ha ceduto, oltre ai giocatori che ho citato, pure Liso, Corsinelli, Romero, Esposito e Polichetti. Insomma, il mercato non rende molto felici i tifosi del Bari, credo, anche e soprattutto per la conferma di Auteri. Però adesso per questo non voglio far esporre Ezio Brevi, però ma io è un allenatore che conosco, ha le idee ben chiare, lavora con una tipologia. Nel momento in cui vai a prendere questo tipo di allenatore, sai che strumenti utilizza, e di conseguenza è un allenatore che ha delle pretese, ha una metodologia che devi sposare in pieno, e quindi probabilmente ha bisogno anche lui probabilmente del giusto tempo per riuscire a, speriamo non quest'anno, però a dimostrare il suo valore. Allora, abbiamo aperto con le dichiarazioni di Lucarelli, le faccio sentire, un flash, un minutino, sì, magari le commentiamo insieme con gli ospiti in studio. Se non giochi con l'intensità, dopo tutto il resto è conseguenziale, quindi non è che mi posso aspettare poi le pirouette. Se si cammina in mezzo al campo non mi posso aspettare le pirouette. No, non mi è piaciuto la tenuta di gara. Poi noi sappiamo che siamo una squadra di talento, e quindi magari anche nelle sue peggiori giornate qualcosa riesce sempre a proporre, però dopo una prestazione del genere è chiaro che guardo a Palermo con molta preoccupazione. E quando si vuole solo la palla al piede poi si diventa troppo prevedibili. Palermo si è vista una squadra che ha dato l'anima. Che è successo? Boh, non c'è tempo per analizzare. Non c'è tempo. È solo da tempo di fare le valutazioni che bisogna fare e fare la formazione, fare le scelte sulla base di chi corre di più e più forte, perché questo giochino in questa categoria funziona bene così. Se si corre, si pedala e si fa di tutto per non mettere in difficoltà la propria squadra. La prossima volta mercoledì ne cambio 8. Oggi la squadra era un po' con la testa fra le nuvole, è questo che mi preoccupa. Hanno la grande possibilità mercoledì di dimostrarmi che è stato solo un incidente di percorso e che io poi sarò ovviamente contento di dovermi rimangiare le parole e di scusarmi con loro.
Passaggio chiave, secondo me, Leonardo sta alla fine. Sarò ben contento di rimangiarmi queste parole a Palermo, cioè prima il bastone e poi la carota. Ma a mio avviso te l'ho detto prima, cioè giustamente l'allenatore fa il suo mestiere, no? E diceva bene prima Sandro Corsi, archiviata la partita ha cominciato subito a preparare quella successiva, cioè quella di Palermo. Sicuramente una prestazione replicata a Palermo come quella di sabato magari posso condividere, che può dare delle preoccupazioni alla vigilia, però insomma io non avrei soverchie, perché la Ternana ha dimostrato innanzitutto che con le squadre che cercano di giocare si esprime molto meglio, cioè trova molto più difficoltà con le squadre ovviamente chiuse che non affrontano a viso aperto la Ternana. Se tu ti ricordi appunto Bari-Ternana, non appena il Bari ha provato a giocare a viso aperto con la Ternana ha preso 3 gol, non c'è niente da fare. E se il Palermo avrà l'approccio di giocare a viso aperto con la Ternana riprenderà 3 gol, se viceversa invece magari cercherà di giocare in maniera accorta senza esporsi, un ritmo semiblando come quello contro la Paganese magari non può funzionare neanche da parte della Ternana. Ma le cambi a 8 per te mercoledì? Ma sai, allora, al di là degli 8, allora, questo è un merito di Lucarelli, cioè ha dimostrato che cambiando molto spesso formazione e giocatori, la Ternana grosso modo riesce a esprimersi sempre agli stessi livelli. In avanti vantaggiate Rajčević, Furlan, Torromino, Marilungo, Paghera, a centrocampo Damian, Palumbo, no? Proietti, sono sempre 2 su 3, sono 3 titolari per 2 ruoli. In difesa lo stesso, si è inventato anche un altro terzino sinistro che non era come Salzano, voglio dire, quindi ha assortito un gruppo di titolari che in realtà a parte i primi 11, 15-16 forse sono titolari e potrebbero giocare da titolari, quindi se ne cambia 8, ne cambia 8 rispetto alla formazione della Paganese, ma in realtà mette sempre una squadra di titolari. Secondo me non lo farà, secondo me punterà a fare la migliore formazione rispetto all'avversario, a mio giudizio ad esempio rientrerà sicuramente dall'inizio vantaggiato, sicuramente rientrerà magari Furlan, quindi ci sarà qualche modifica, ma non ci sarà uno stravolgimento, perché poi potrebbe tornare anche Mammarella o Frascatore a sinistra. Frascatore a sinistra perché praticamente adesso abbiamo quasi 3 terzini sinistri o un mediano sinistro e 2 terzini sinistri, insomma. Poi Mammarella spesso l'abbiamo criticato perché attacca più di quello che difende, ci lamentavamo che non avevamo magari alti di testa, e lo stesso Frascatore invece no, anche nelle palle aeree e nelle mischie in difesa sa il fatto suo, per cui ha veramente l'imbarazzo della scelta. È chiaro che lui giustamente con queste dichiarazioni tiene tutti sulla corda, tiene tutti in tensione e poi saprà scegliere in maniera più appropriata, e anche il numero delle sostituzioni che si possono fare durante la partita gli darà modo di aggiustare la squadra e di avvalersi veramente di questi 15-16 titolari che lui ha dimostrato ormai di aver costruito. Non so se vogliamo aggiungere qualcosa, Sandro. Permesso, non sapevo che Leonardo ci capisse così. Beh, ma Leonardo... No, è che non lo sapevo, non pensavo... diciamo, invece, no, complimenti. Ma... È l'area di Galileo. No, ma si vede, cioè, tranne il sottoscritto, vede, io sono sincero. No, è chiaro che la battuta sugli 8, prima di tutto, quando un allenatore parla anche in televisione, non è che parla solo agli spettatori o a voi giornalisti, sempre attenti. No, parla alla squadra, parla anche alla squadra. E quindi con questa battuta sugli 8 lancia dei messaggi a 16 ragazzi, ecco, sia gli 8 che possono pensare che voglio devono chiedere... migliorare in allenamento, sia gli 8 che devono entrare, quindi ha detto bene Leonardo, tiene sulla corda tutti e fa molto molto bene, perché il calcio è fatto di episodi, quindi bisogna essere attenti a che non accadano, serve attenzione, insomma. Concentrazione. Ezio, se facciamo un giochino, se fosse vero che Lucarelli mercoledì ne cambia 8, quali sono i 3 che terresti in campo allora? Io terrei Partipiglio Partipino, perché
Secondo me è un giocatore che spacca gli equilibri, insieme a Falletti hanno quella qualità che riescono sempre a creare superiorità numerica e quindi giocatori di grande qualità e poi altre rotazioni magari le potrebbe anche fare perché c'ha due giocatori in ogni ruolo e che hanno dimostrato di essere tutti competitivi e quindi non penso magari 8 sostituzioni, però se decide di fare qualche cambiamento io sarei dell'idea di tenere questi giocatori perché in questo momento sono un valore aggiunto. Vediamo velocemente anche i risultati e classifica, poi andiamo in pubblicità, sì, cerchiamo di essere in orario stasera. Cavese Bisceglie 3-1, a proposito Aldo Papagni è il nuovo allenatore del Bisceglie, sapevi Sandro? No, non allenatore del Bisceglie. Ah, no, è una cosa che mi mancava, mi sento tanto diminuito, però... Avellino Viterbese, rassicurato adesso. 3-1, Catania Monopoli, Avellino Viterbese 3-0. Catania Monopoli 3-1, Juve Stabia Vibonese 2-0, Foggia Casertana 1-0, Teramo Bari 2-1 con la doppietta di Bombaggi che abbiamo celebrato, Ternana Paganese 3-1, Virtus Francavilla Turris 3-1 e Potenza Palermo 0-0. Palermo prossima avversario della Teramo. Bombaggi ha fatto un gran gol. Certo. Quello è un gol. Poi sentiremo la parte finale della trasmissione il collega Benedetto Giardina del Giornale di Sicilia. Andiamo con la classifica che naturalmente vede, indovina chi in testa, la Ternana 52 punti più 11 sul Bari, il massimo distacco fin qui, a quota 37 c'è l'Avellino, 33 punti il Catania, 32 Teramo Foggia e Catanzaro, 27 la Turris, 26 Palermo e Juve Stabia, poi indietro il Palermo voleva risalire la classifica ma insomma ancora è lontano, Francavilla 25, Casertana 24, Vibonese 22, Monopoli 20, Viterbese 19, Potenza 17, Bisceglie 15 e la Cavese vincendo ha agganciato la Paganese a 12 punti, quindi adesso la Paganese è ultima con la Cavese. Bene, ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, poi torniamo con la lavagna tattica di Alberto Favilla, naturalmente i nostri ospiti, tante altre cose ancora. Umbria Dent, centri odontoiatrici, altissima qualità con materiali e protesi certificate made in Italy, velocità, efficienza ed elevata professionalità senza lunghe attese, finanziamenti a tasso zero, igiene dentale a 25 euro, protesi fisse in 24 ore, a Spoleto in via Marconi 367, a Terni in via Gramsci 22. Prenota i numeri in sovraimpressione la tua visita senza impegno. Umbria Dent, sponsor ufficiale e partner Ternana Calcio. AET, al vostro servizio da 40 anni nel settore assistenza e ricambi per elettrodomestici. Nella storica sede di Via Leardi 2 ringrazia tutti coloro che in qualche modo hanno contribuito all'espansione della società. AET è presente anche in Via Curio Fornaci 14A, Terni, zona Maratta, dove potrete trovare assistenza su tutti gli elettrodomestici grandi e piccoli e caldaie da riscaldamento Baxi. Inoltre, sempre in Via Curio Fornaci, l'AET è vendita di prodotti per la refrigerazione e condizionamento industriale e da oggi vendita di elettrodomestici delle migliori marche. AET a Terni in via Leardi 2, telefono 0744 40 15 80 e via Curio Fornaci 14, telefono 0744 40 11 31. AET da 40 anni anche nello sport. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente con le notizie, le foto, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Yeah.
Ciao. No, per carità, io guanti e mascherine sempre, non esco di casa senza, e poi me li cambio spesso, diciamo che è una questione di igiene. D'altronde, come dice il detto, mens sana in corpus, vabbè, lo dice il detto. Ammazza però qui che schifo, che incivili. Ehi, dico a te, ma non a te, te, lo so che te non lo fai, no, dico a te quell'altro, quello che se ne frega. Tutto questo alla natura costa molto, e in fondo basterebbe così poco. Gettiamoli nel bidone dell'indifferenziata, in fondo a noi, ma che ci costa? Niente, dovremmo fare un'altra trasmissione con i fuori onda, però... No, Ezio. No, no, ma mica perché... Quello che ti ho detto prima posso ribadire sì, in maniera... Perché è interessante. Parlavamo di Massimo Paci, allenatore del Teramo, giustamente, insomma, abbiamo celebrato Bombaggi, sarebbe da celebrare pure Massimo Paci. Chiedevo ad Ezio, insomma, quali dei suoi ex compagni, tra cui Massimo Paci, insomma, su quali avrebbe scommesso, diciamo... Massimo è un giocatore che... potevi pensare che avrebbe avuto questo tipo di ambizione. Altri, come dicevo prima, Davide Nicola, Roberto D'Aversa, Roberto De Zerbi, Roberto Stellone, tutti Roberto poi si chiamano. Sarà quello. Erano di un'intraprendenza, di un modo di vivere lo spogliatoio totalmente diverso. Mi piace l'intraprendenza, come sì, per dire che essere educati. No, ma alla fine io voglio un bene infinito, perché la cosa bella che mi porto dietro del calcio è aver costruito dei rapporti, e io mi sono sempre ritenuto un animale da spogliatoio. Mi piaceva stare in mezzo alla gente, vivere il collettivo e confrontarmi con tutti i caratteri. Poi anch'io ero uno abbastanza di una certa intraprendenza, diciamo così, e di una certa personalità, e quindi mi piaceva anche il confronto, quello forte, però alla fine sono tutte cose molto formative, ti fanno capire che questi ragazzi ce l'hanno fatta nonostante magari avessero dei caratteri diametralmente opposti. Ma Massimo Paci era, insomma, Massimo una persona, no, così all'esterno, anzi, non so, Massimo anche fin troppo silenzioso nel suo modo di vivere le cose, gli altri erano un'esuberanza infinita e non avrei mai detto. E quindi... Ma non è una contraddizione sia nel calcio che nella vita, cioè spesso gli irregolari, diciamo così, Brevi ha utilizzato la parola intraprendenti, ma gli irregolari sono i primi a poter insegnare agli altri cose che non vanno fatti quando sei in gruppo, perché hanno sperimentato, insomma, quindi, diciamo quello che significa, quindi sono più portati a spiegare l'importanza di un'omogeneità. È una cosa anche interessante, no? L'evoluzione, diciamo, psicologica del calciatore, che è di un certo tipo in campo, poi diventa allenatore, insomma, certo, il corso di Coverciano, ti mette in giudizio, eccetera, eccetera. Un sacco di messaggi, non riuscirò a leggerli tutti. Andrea Scoccioni dice: sicuramente Lucarelli è incavolato perché è deluso dal mercato che non ha portato al rientro dal prestito del famoso attaccante della Fermana. Vabbè, Andrea, scherziamo. Andrea Sterlini invece: grandissime soddisfazioni, spettacolo quest'anno, peccato non esserci allo stadio. Un saluto a Ezio in campo, mio idolo, e un abbraccio al mio amico ed ex compagno di squadra Leo, Andrea Sterlini. Quindi vedi che ci ha giocato pure a calcio Palazzesi. Ha detto che ti aspetta in campo, pure a te e a Ezio Brevi alla Calciotto Cup Axi over 40. Ecco, non so se pure corsi come Tallini. Io sono over 66. Vabbè, ma che c'entra? Quello messo peggio sono io. Marco Petti, un caro saluto a tutti, soprattutto a Ezio Brevi. Quando passò alla Regina lo andai a salutare nel ritiro di Marileva, tutti facevano la fila per Callon, io per Ezio Brevi, ex Fera, ce l'avamo visti qualche mese prima. Vabbè. Sì, adesso non ricordo, sono sincero, però... Ma tu di che te lo ricordi? Faccio un saluto affettuoso, perché se hai fatto questo passaggio l'unico tempo... per te, insomma, merita almeno un saluto. È vero, va bene. Grazie.
Oh, ah, ti saluta Valerio Radio, ci scrive con suo nickname improponibile, Valerio Radio DJ Valerox Rosati, ha detto che ti saluta, che ti conosce. Grazie, saluta. Era più lungo il cognome che il saluto. Sì, infatti. Va bene, saluto Valerio. Che dobbiamo fare? La lavagna tattica, brevi, non mi ricordo mai. Sì. La lavagna tattica di mister Alberto Favilla, stavolta veramente non ve la perdete perché qualcosa i nostri ospiti prima hanno già anticipato. Buonasera a tutti, un saluto anche particolare agli ospiti. E Ternana che vince 3-1, vince a mio avviso facile, ma è contestato al suo allenatore e non ha tutti i torti, perché Lucarelli contesta la squadra, l'obiettivo è chiaro, lui pensa già a mercoledì. E lui non dice che la Ternana gioca male, ma a bassa intensità. Parte subito così la Ternana con palla avanti, palla dietro, tiro alto. Intensità è un parametro fondamentale nel calcio. Qui loro sbagliano subito, cioè questa qui è una palla in uscita, una transizione ben fatta dei rossoverdi, e quindi ormai loro sono messi male. Partipilo prende questa palla, ormai ha deciso, punta gli avversari, punta la linea, un gol alla Del Piero, che lui è uno che fa gol così, è il nono gol dell'attaccante barese, tutti decisivi, lui apre, è un giocatore decisivo. No, dicevo dell'intensità di cui parla il nostro allenatore, intensità è un parametro ormai che distingue le grandi squadre dalle squadre mediocri. Le grandi squadre giocano a intensità per un tempo prolungato, ma voglio rivedere un pochettino il gol. Vediamo che questa è Scarpa, la sottopunta addirittura, quello che andava nella prima costruzione del gioco, quando Falletti si abbassa, addirittura lo prendeva lui, che era la seconda punta. Qui lui c'ha due giocate, c'aveva la giocata o avanti sull'esterno prima, o adesso il passaggio sulla corsa in avanti, però. Invece lui fa l'errore più classico, più brutto che può fare un giocatore, palla in orizzontale, la transizione è ben fatta, Palumbo attacca la linea e vediamo che loro sono scoperti, quindi possiamo l'errore loro lo pagano, anche se qui la riconquistano la palla, Partipilo è ancora solo, qui la giocata di prima intenzione è ottima e ormai Partipilo, il momento che prende la palla, è tipico di questo giocatore, a volte accusato di essere un po' individualista. La palla giusta sarebbe addirittura qui su Defendi, invece lui ormai ha deciso già, sta puntando il portiere e con i suoi tiri a giro, portiere tanto sul primo palo perché forse si aspettava la palla sulla sovrapposizione Defendi, prende gol sul palo lontano, un bel gol, però l'allenatore non è contento perché lo rivediamo ancora il gol, che è un gesto tecnico molto molto bello. Dicevamo di questo giocatore giunto al nono gol insieme a Falletti, che ne ha fatti 10, sono un po' i gemelli del gol della Ternana. Prima invece avevamo visto un'azione su Rajčević, la Ternana si appoggia molto sul centravanti, che però gioca soprattutto sullo scarico. Qui anche l'allenatore si è arrabbiato perché abbiamo concesso troppo. Questo è Sirignano, sarà l'attaccante più forte, il difensore è uno dei tre del centrodestra. E qui la Ternana marca, ha una marcatura mista sulle palle inattive, mette Rajčević sul palo, mette qui, però lui questo qui è di Salzano che sta giocando bene in luogo di Mammarella, però nella fase difensiva non è la prima volta che purtroppo, ma già sta facendo tanto bene Salzano in quel ruolo, eccolo qua, ecco dove fa bene Salzano, quando la palla è avanti. E questo qui è l'attaccante Rajčević che la gira la palla, di solito il gesto tecnico giusto è prenderla frontale, però lui era fuori dalla linea della porta, quindi non era, qui è la solita giocata di Falletti, Partipilo che riprova il tiro da fuori. Loro giocavano a 5 dietro, occhio, col palla bassa loro sono 5, vedremo invece quando andranno in difficoltà. E questo qui è il calcio di rigore, qui è bravo Rajčević, Falletti che è proprio un uomo anche assist, Falletti gioca molto per la squadra, qui vedete com'è bravo a eludere il difensore centrale, che l'abbiamo ripetuto tante volte, il primo obiettivo del difensore deve essere quello di prendere la palla, lui sceglie subito la seconda opzione, quella di non farla prendere, però fa fallo. Lui non guarda il cross, lui pensa solo a Rajčević. E qui Falletti, interno destro, lui da quella postura può tirare sia il piatto sul primo o sul secondo palo, quindi prevedibile per il portiere. Decimo gol del Folletto rossoverde, decisivo perché il suo altruismo, la sua voglia di andare sempre in avanti ad attaccare, è veramente il trascinatore
di questa squadra. Falletti è veramente, va elogiato, perché pur essendo un giocatore di categoria superiore pensa al gruppo, pensa ai suoi compagni. Lucarelli si invece è arrabbiato, ha parlato di personalismi, di individualismi, che ci specchiamo troppo, troppi colpi di tacco, è vero, questo è un altro, è un filtrante, un'imbucata, però qui il portiere loro, un giovane, legge bene la situazione e intercetta questa palla. La Ternana gioca, crea occasioni, il discorso di prima, qui questo intervento qui, ecco, per esempio qui, no? Se fai gol sei bravo, se non fai gol e pensi a fare gol ti contestano. Qui vediamo infatti che qualcuno si arrabbia di sicuro Lucarelli, e sicuro si arrabbierà l'altro giocatore che veniva sulla corsa, ecco qua Rajčić, e che gli dice proprio: ma quando me la dai? È il solito discorso, se fai gol sei bravo, se non fai gol sei stato egoista. Saremmo andati sul 3-0, avremmo chiuso la partita. E questo qui un po' la lettura dell'allenatore: i tifosi fanno bene a coccolare la squadra. Questa per esempio è un'altra situazione, sì. Sirignano purtroppo colpisce un'altra volta, inizia il secondo tempo, doppio cambio, loro cambiano le due punte, levano Scarpa, la sottopunta, quello che giocava sull'asse verticale, a Diop, entrano Raffini e Cesaretti. La Musia, loro qui gli consentiamo questo cambio, questo mette giù la palla, addirittura Partipilo prova a far fallo, bravura clamorosa dell'attaccante di Cesaretti, però non eravamo messi bene. Se guardiamo, non siamo schierati, qui come siamo messi, mi sembra che dovremmo aver perso una palla, quindi manca defendi sul lato destro, scivoliamo tutti a questa parte, siamo larghissimi, il cambio gioco è qui scala Bobben, scala Kontek, scala Salzano, ma manca defendi in questa situazione. Lui, questo attaccante, è molto bravo, il merito è tutto suo, mette giù la palla, 1-2 e un gran gol all'incrocio dei pali. La bravura è dell'attaccante, però l'allenatore ha visto che ci siamo fatti beccare in una situazione in cui abbiamo perso palle, in una fase offensiva non avevamo marcature preventive, non eravamo schierati, non eravamo messi bene, quindi questi sono i motivi che hanno fatto arrabbiare Lucarelli. Qualcuno dice esagerato, lui è l'allenatore, i tifosi coccolano la squadra, l'allenatore deve guardare i particolari. Lui ha detto che se giochiamo così a Palermo perdiamo, però noi bastano 5 minuti, appena li attacchiamo facciamo gol. E qui è bravo Rajčić a colpire di testa, certo c'è una deviazione. Dicevo, lui ha parlato, è vero che abbiamo tirato molto in porta, è l'intensità. Lui vuole che siamo sempre, l'allenatore vuole che siamo sempre sul pezzo, l'intensità significa aggressività, significa muovere la palla forte, significa attenzione, occhio, attenzione. Cioè, ma come, l'attenzione con l'intensità? Sì, bisogna stare attenti per tutti i minuti, perché noi abbiamo consentito di rientrare in partita a una squadra, a dir la verità, con un coefficiente tecnico molto limitato. L'esternazione di Lucarelli, lui ha messo proprio in discussione la squadra, gli ha detto smentitemi a Palermo, perché lui sa che la tappa in Sicilia è fondamentale per il proseguo del nostro campionato, i punti sono tanti. Qui per esempio c'è un sono molto contento l'ingresso di Ferrante, poi Peralta frizzante come solito. A livello tattico lui stavolta, di solito nel secondo tempo, ma nel secondo tempo metteva sempre la squadra a 3, 3-5-2, 3-5-1-1, addirittura 4-4-2 a Viterbo, stavolta è rimasto 4-2-3-1, ha cambiato solo gli interpreti, ha messo Terzino Frascatore e ha alzato Salzano nella tre quarti. Ok, adesso come dice l'allenatore pensiamo a Palermo. Arrivederci a tutti e buona trasmissione. Insomma, con Alberto Favilla abbiamo cercato di analizzare un po' i motivi di questa partita e soprattutto cercare di analizzare un po', no, questo freno tirato, così l'ha chiamato Lucarelli, questa poca fame, questa poca intensità, insomma, qualcosa penso che si può condividere della sfuriata dell'allenatore della Ternana a fine partita. Anche Alberto Favilla, insomma, ha sottolineato in occasione del gol di Cesaretti, in occasione dei calci piazzati, un pochino di disattenzione, in effetti sì, c'è stata. Quando si subisce un gol c'è sempre un errore, quindi, però su questo gol io vorrei anche riconoscere le qualità di questo attaccante, che ha fatto un gesto importante, ha saltato
sul controllo in velocità all'avversario e poi ha fatto un tiro da cecchino, quindi è una concomitanza di fattori che è vero che Defendi non è rientrato, però a me quello che è piaciuto dei primi 20 minuti della Ternana è il lavoro che c'è stato sulle catene, sia di destra che di sinistra, con Defendi e Partipiglio a destra e Salzano, che è la prima volta che vedo giocare terzino sinistro, e mi ha fatto un'ottima impressione con l'attaccante che gioca a piedi invertiti, come si chiama il ragazzo, Tonomino, che hanno fatto delle dei movimenti palla e delle sovrapposizioni importanti, e quindi se chiedi a un terzino di alzarsi ci sta anche che un'eventuale ripartenza dell'avversario, se non c'è l'adeguata scalata del difensore centrale, si possano concedere degli spazi, quindi fa bene l'allenatore a cercare il particolare, perché così facendo dà dei segnali di tenere sempre una soglia di attenzione alta. Abbiamo parlato del sorpasso, chiamiamolo così, dell'allungo, no? In classifica della Ternana. Ricordo che dopo la quarta giornata la Ternana pareggiò a Caserta 3-3, il Bari aveva 10 punti, la Ternana 6, quindi la Ternana era 4 punti sotto il Bari, che significa che in poco più di 3 mesi la Ternana ha mangiato al Bari ben 15 punti. Vediamo questa schermata, Alberto, per favore. Eccola qua, quello facciamo vedere nel dettaglio, Sandro. Insomma, è stata una lenta rincorsa. A ottobre, ripeto, il 3-3 con la Casertana, poi la sesta giornata è quella della vittoria a Catania per 3-1, e il Bari viene fermato sullo 0-0 a Monopoli, primo snodo importante. E poi subito all'ottava giornata il 5-1 della Ternana al Catanzaro, il Bari che perde a Foggia, e lì vai più 4, e poi c'è stato lo scontro diretto al San Nicola, e poi da lì insomma più 7, più 9, più 7, più 6, più 8 fino all'ultima giornata, dove l'incrocio fondamentale è stato quello dello scontro diretto, dove proprio anche sul campo non c'è stata partita, e quindi la Ternana, oltre ai gol, ha preso, se non sbaglio, anche due traversi importanti. Quindi undicesima giornata, e lì secondo me hanno inserito la marcia la più veloce e sono riusciti soprattutto a mantenerla. Ma anche psicologicamente, penso, da quella partita magari il Bari si aspettava di andare a un punto dalla Ternana, no? Giochi in casa, sto a meno 4, vado a un punto e praticamente con tante partite davanti siamo pressoché alla pari. E invece si ritrova a più 7, quindi una mazzata non solo rispetto alla partita ma anche sotto il profilo psicologico. Lì sono cominciate le polemiche all'interno del Bari, l'allenatore, Ternana favorita, sono cominciate quelle sciocchezze del calendario, sì, l'anticipi, eccetera eccetera. Quando tu poi sposti l'attenzione all'esterno e quindi non guardi più quelle che sono le tue prestazioni, poi alla fine piano piano le distanze si divaricano, e adesso non solo secondo me sono 11 punti, ma sono tanti punti che ha fatto la Ternana, perché non sono pochi quelli del Bari, sono tantissimi, no, a mio avviso quelli che ha fatto la Ternana, perché insomma il Bari alla fine, tra alti e bassi, ha fatto il suo onesto campionato, ma ha trovato una squadra che è stata artefice di un exploit pazzesco e ha fatto 52 punti. Un altro snodo, Sandro, quello della quindicesima giornata, pure importante, la Ternana vince ad Avellino nel recupero, tra l'altro allungando la striscia di vittorie consecutive, la porterà poi al record di 11 vittorie consecutive insieme a Cittadella e Regina. Dicevo, la Ternana vince ad Avellino, il Bari invece fa 0-0 in casa con la Vibonese, e altro snodo fondamentale, la partita del 23 dicembre, quando la Ternana riposa ma il Bari viene raggiunto sul pareggio dal Palermo a Palermo all'ultimo minuto. E lì è il famoso quando da più 7 va più 6, no? La 17esima giornata, perché insomma lì il Bari poteva andare a meno 4. Sì, ora voi riflettevo un pochino, anche se vediamo le classifiche e gli standard degli altri due gironi, è vero quello che dicevate voi, è la Ternana che, ringraziando diciamo
tutti, da mister e ragazzi, è fuori scala, perché si vede che vi sono diversi alti e bassi. Invece la crescita della Ternana, come si evince anche da questa tabella che tu hai mostrato, è una crescita solida, e per essere una crescita solida deve essere gradino su gradino e progressiva. Questo è un fattore molto importante, molto molto importante, che credo insomma sia di buon auspicio. Io poi sono scaramantico e traduco qui, è sicuramente di buon auspicio, è importante, ma è frutto tanto di quella mentalità che il mister mette non solo in campo, probabilmente mette nell'attenzione ai giocatori, perché può essere solo questo, cioè una grande attenzione, tenere alta la corda, avere in pugno, ecco, un mister che deve avere in pugno la squadra, insomma questo è fondamentale, e si capisce dagli atteggiamenti, dai modi, che Cristiano Lucarelli insomma ce l'ha questa bella squadra, questa bella rosa, e quindi questi sono fattori positivi. Il fatto di poi vincere, come voi avete detto, a Bari in quella maniera ha dato una sterzata importantissima, insomma. Quindi, pian piano, ecco, l'importante è non avere, diciamo, l'unico modo in cui si perde certamente un campionato è quello di pensare di averlo vinto prima di averlo vinto. L'altro giocatore fondamentale, che insomma pure Ezio Brea prima diceva non ci rinunceresti mai, è Anthony Partipiro, una curiosità, perché insomma segna sempre il gol che sblocca la partita, il 9 gol in campionato, questa è un po', vabbè, abbiamo messo tutti i marcatori delle partite in cui ha segnato Partipiro, fateci caso, praticamente ha sempre segnato il gol dell'1-0 tranne nella partita con il Bisceglie, dove ha segnato il terzo gol, insomma, punteggio diciamo ormai già acquisito. Primo gol della partita contro il Potenza, primo gol a Catania, primo gol col Foggia, primo gol col Catanzaro, primo gol col Bari dove addirittura fa doppietta, primo gol col Teramo e primo gol con la Paganese sabato. Quindi insomma, oltre ad essere un giocatore che fa belle giocate, Ezio, sì, questa, cioè, anche il merito di sbloccare la partita, non mi pare una cosa da poco. Questa è una bellissima statistica, perché ti ringrazio. Ti ringrazio. Non si vedono spesso queste valutazioni, perché alla fine ti fanno capire l'incisività del giocatore. Se un giocatore che rompe gli equilibri, come dicevo prima, ma soprattutto se riesce a essere così determinante, gli auguro che possa esserlo anche in futuro, dà un segnale importante anche per il carisma, la personalità che ha. Perché non sei d'accordo, Sandro? Perché io ero un attaccante di classe, dicevano, ancorché dilettante, e sono invece convinto che l'ossatura delle squadre la fanno i difensori e il centrocampo, nel senso, la battuta del mister è stata chiara, dice vabbè, cioè non rinuncerei a Partipiro se dovessi cambiare. Ah no, pensavo, perché volessi dire che no, è importante il gol negli ultimi minuti piuttosto che il gol che sblocca la partita. No, tu facevi gol in zona Cesarini. Quando bisogna, vedo una grande forza invece di questa squadra che ho visto, è importante complessivamente la rosa, l'abbiamo detto, è eccellente, ma i centrali difensivi, il centrocampo, quel Proietti e altri, insomma, devo dire, c'è un'ossatura solida, ecco, l'importante. Poi fra gli attaccanti ci può stare Vantaggiato, ci può stare Partipiro, ci può stare, ci sono qualità, la qualità tecnica è alta, però insomma l'importante è avere quell'ossatura che permette appunto la solidità della squadra, insomma. Se me la rimetti, Alberto, perché un'altra curiosità è che spesso Partipiro, oltre a segnare il gol del 1-0, segna pure nei primi minuti. Bene, fa quasi tutti nei primi 20-21 minuti. Ah, allora, sicuramente non è che lo fa apposta, però, sicuramente, se no dice non si gli scappa il gol, forse, Leonardo, possiamo dire che gli scappa. Allora, è chiaro che nell'impostazione dei due esterni invertiti, certo, si gioca, l'allenatore li mette così, poi Brevi ce lo può insegnare, perché punta a che l'attaccante rientri verso il centro col piede preferito per poi concludere. Il gol di Furlan alla Viterbese è lo stesso, dall'altra parte, rientra sul destro e piazza il gol.
Lo stesso è come fa sempre Partipilo, finta, no, no, tu dicevi, diceva anche Favilla, bisognerebbe nel fare gol, una schermata, i gol fatti dagli esterni proprio. Esatto, diceva, era semplice magari allargare per Defendi che arrivava, invece lui giustamente rientra sul piede preferito, tira e conclude. Tra l'altro dopo un dribbling che insomma il difensore se lo ricorderà. I primi attaccanti che erano così, ti ricordi quando Capello faceva giocare così Savicevic sulla destra che rientrava e segnava di sinistro? Quindi è chiaro che sta lì per quello, fa il suo mestiere, magari questo penalizza forse un po' più la punta centrale perché arrivano un po' meno cross, è più un punto di riferimento quando si parte dal centrocampo, il centravanti, che non il terminale per i cross, perché è difficile che la Ternana arrivi sul fondo e crossi al centro, arriva sulla tre quarti, gli esterni rientrano e concludono, oppure magari si servono dell'inserimento da dietro di Falletti che anche lui conclude, però quei tre là davanti stanno facendo la differenza e le fortune della Ternana, quindi l'allenatore ha ragione. Però da quello che si vede anche nelle partite, lui chiede una spinta importante dei terzini, i terzini non sono a piedi invertiti, di conseguenza... Ma che tra l'altro, Ezio, scusate, interrompo, non sono neanche terzini, no? Sì, perché sì, giocano, sì, terzini, vabbè, due centrocampisti. Defendi, gli manca di fare il portiere e poi li ha fatti tutti. Un centrocampista gioca difensore, sì. Salzano è sempre stato un centrocampista, però gioca difensore. Sono giocatori che hanno avuto sempre nelle loro caratteristiche il dinamismo, la corsa, di conseguenza loro sono bravi a creare questa alternanza. Quelli davanti ai terzini sono bravi tecnicamente, di conseguenza c'è il giusto connubio nel momento in cui non c'è quella situazione in cui si riesce a sfondare uno contro uno, c'è l'azione propositiva del terzino. Questa secondo me è un telaio costruito con un'idea, perché è sempre due opzioni, no? L'attaccante a piede invertito rientra sul piede forte e fa il tiro, oppure appoggia, oppure quando ha fatto gol si dà la palla a Defendi a quel punto non so se riesce a tirare in porta, però può mettere dentro un pallone per l'attaccante, quindi è una situazione in cui abbiamo visto Salzano quanti palloni ha buttato dentro ieri, quindi comunque il difensore in quella circostanza non sa se coprire su Defendi che avanza magari su Partipilo che può rientrare, a quel punto perde quell'attimo che favorisce l'attaccante per segnare. Una barossa completa, c'è qualità, c'è tutto, posto giusto, perché io, ecco, un altro giocatore, dicevamo, rispetto all'anno scorso, Defendi, insomma, nettamente trasformati, Furlan, nei propri ruoli. A mio parere, non so, probabilmente, questo lo sentivo sempre mio figlio, che è esperto, avranno lavorato anche un po' diversamente da un punto di vista della preparazione. Ma della mi hanno detto. L'altra curiosità, la Ternana ha calato il tris pure ieri, non si è trattato di un 3-0 ma di un 3-1, però vediamo tutte le volte la Ternana ha fatto 3 gol, perché vabbè, il 3-0 è il risultato più ricorrente contro Paganese all'andata, Potenza, Teramo, Bisceglie e Juve Stabia, e poi c'è il 3-1, risultato che si è verificato appunto contro Catania, Bari e Paganese al ritorno, poi c'è il 3-2 con la Vibonese, insomma per ben 10 volte, 10 su 20 partite, la metà delle partite la Ternana ha fatto 3 gol. Mi dite quanti gol ha preso la Ternana rispetto agli altri? Guarda, ti dico che ne ha presi 13. La miglior difesa? Subito la miglior difesa, certo. Quindi, parliamo sempre dell'attacco, ma bisognerebbe anche dire... Io rivendico queste cose, voi che pensate solo all'attaccante. L'ultima schermata... Però questa statistica, secondo me, è giusto quello che dice Sandro, però testimonia che la Ternana cerca di vincere le partite segnando più gol degli altri, non cercando di subirne meno degli altri. È una squadra che gioca, che gioca per segnare e vince e magari secondo me evita qualche pareggio proprio perché cerca sempre di segnare, e questo gli permette di in modo anche di difendere, aggredire gli altri, di fare la differenza. No, sicuramente, perché ecco, fare 3 gol quasi tutte le domeniche significa che la partita sta sempre in un binario significa favorevole. Anche che gli attaccanti e le mezze punte si sentono tranquilli quando perché ci hanno le spalle ben coperte, come ha sottolineato Ezio, fanno le ali aggiunte. E certo, quindi, come ha detto lui, i terzini sono cosiddetti terzini, ma sono esterni e bassi che vanno tranquillamente anche avanti, insomma. Fluidificano sia a destra che a sinistra. L'ultima, perché noi siamo scaramantici, caro Ezio, questa la facciamo tutte le settimane, la aggiorniamo naturalmente,
e quindi, visto che i risultati sono questi, la riproponiamo. I marcatori della Ternana: Falletti è il primo giocatore ad andare in doppia cifra, Partipiro a 9, c'è questo derby, diciamo, poi vantaggiato con 8 gol. Rajcevic sale a 3 perché noi il gol l'abbiamo dato a Rajcevic. So, qui c'è la diatriba, no? Autorete. Peraltro Falletti calcia anche i rigori. Falletti calcia anche i rigori, li calcia pure bene, perché insomma. Sì, no, comunque sì, noi non ce la siamo sentita, Leonardo, di non dare il gol a Rajcevic. Praticamente non ha segnato il portiere, per il resto non si. Guarda, praticamente non ha segnato, vabbè, Frascatore, credo. Non ha segnato Contec ancora. Il capitano. Ah no, difendi due. Ha segnato, sì, no, due, no, infatti, due. Vabbè, insomma, qualche altro gol arriverà, insomma, da qui alla fine. Magari l'obiettivo è quello di far segnare tutti, compresi i portieri, magari, insomma, visto, ma l'ultimo record che ci manca. Va bene. No, sarebbe un cattivo segno, sarebbe un che perdiamo segno. E che andiamo a pareggiare. L'ultimo secondo, quindi no, portieri lasciati a porta, grazie. Prima di andare in pubblicità, l'ultima cosa, poi andiamo con l'ultima parte di Ferre di Sera, naturalmente per cercare di stare nei tempi, insomma, entro le 22, anche se abbiamo qui tutte le autocertificazioni. Sì, quindi siamo tranquilli. Siamo tranquilli, poi la più brutta è di ci stare da noi. Quindi, sì, dai. Figurati. No, andiamo, sai che noi andiamo in giro per Terni, no? A sentire un po' il parere, i pareri. Tra l'altro abbiamo anche beccato Filip Rajcevic. Ah. E dice, vabbè, il gol fate come vi pare, se lo volete dare a me bene, se date due gol da ben uguale. Ah, sì. Però abbiamo scoperto come si chiama il cane di Rajcevic. Ah, sì. Lo faccio vedere, lo faccio vedere. Intervista ai tifosi, vai. Volevo fare una domanda sulla Ternana, continua a vincere, però l'allenatore non è contento. Hai visto? Ho visto, visto. Fa bene, li deve tenere sotto corda. Sotto pressione. Sotto pressione, dai. Va bene. Secondo lei non ha giocato bene, oppure. Ha giocato bene, dai, non ci scherziamo su. Poi, ma che volevamo fare? Un po' cioè Lucarelli è un po' psicologo, dice in questo. No. L'ho detto, lo stavo dicendo a lui, ho trovato queste dichiarazioni ridicole che si possono dire dentro lo spogliatoio senza salattiare mezza Terni, insomma, tutto qui, insomma, non servono, secondo me. Però fate moda in questa maniera e va soprattutto bene. Lui l'allenatore ha fatto questi risultati, quindi ci avrà il polso, no? Credo. Ma però secondo lei è ridicolo addirittura. Non mica lui, le dichiarazioni, lui per carità. Cioè, secondo me non serve. Secondo me, poi dopo loro bisognerebbe interpellare i giocatori, insomma, se con 11 punti si dicono queste cose, non so che l'ultimo in classifica che deve fare, insomma. Io chiedo scusa, una domanda al volo sulla Ternana che continua a vincere, però l'allenatore non era contento, Lucarelli. C'ha ragione, Lucarelli, perché ha giocato male l'ultima partita. Non gli è piaciuta? L'ultima partita no, quell'altra sì, ma l'ultima ha giocato male. Sai che non gli è piaciuto in particolare? È il gioco, hanno giocato male. Senza fame, ha detto Lucarelli, hanno giocato l'ultima. C'ha ragione. Gli ha fatto bene a strigliarli. Sì, ha fatto bene, benissimo. Grazie. Prego, arrivederci. No, la Ternana vince ancora, ma Lucarelli non è contento. La domanda è questa, tu che ne pensi? Sono d'accordo, deve tenere tutti sul pezzo e quindi non mollare la presa. Quindi sono d'accordo con Lucarelli. Poca fame, ha detto, poca voglia, l'ultima partita, poca intensità. Ma io non è che ce l'ho vista tanto, però sinceramente forse magari era l'avversario e quindi diciamo era abbastanza facile stata. Grazie. Scusa, lo so che non puoi parlare con noi. No, no, ti prego. Come si chiama il cane? Apollo. Ma il gol lo diamo a te o autogol? Solo questo dice. A te. Giorno, scusi, posso fare una domanda sulla Ternana che vince ancora? La Ternana. Cioè, l'allenatore si è arrabbiato, no? La Ternana che vince mi sta bene, però mi sembra Lucarelli esagera un pochino con le sue. Perché cioè, se vincono hanno 11 punti di vantaggio, se perdono che fai? Gli spara? Questo. No, però capito, mi sembra un po' esagerata la sua reazione. Che la squadra vince 3-1, sta vincendo tutte le partite, però tutto qua. È la mia idea, cioè. Lucarelli l'apprezzo e l'ammiro per carità, però deve un attimino valutare la situazione. Mi pare ha perso a casa. No,
una parola solo sulla Ternana che continua a vincere, però Lucarelli non è contento stavolta. Ma non è che non è contento, secondo me li ha strigliati appena appena perché vuole sempre di più, ma fa bene, ma sono bravissimi, te che continuiamo così e poi la conigliera soffrirà un po' di più. Io sono del Perugia e tifo solo Perugia. Come lei è per Perugia, non ci credo, lo dice apposta. Perugino doc e tifo solo Perugia. Non lo direi dall'accento. Mi dispiace per lei. Lei fa per il Perugia? Sempre, sempre forza Grifo. Questa la tagliamo. Questa tagliala, 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 tagliala. Io sono ancora convinto che mi stava prendendo in giro quel tifoso, perché stava con l'altro che era tifosissimo alla Ternana, amico suo, quindi la vedo improbabile, poi mi pareva proprio l'accento per lui. Non ha fatto una bella figura. Gliela perdoniamo. E invece Sandro Corsi mi diceva che il cane di Racevic è un ciosciò, non sono esperto di Apollo, non so se si è sentito. Apollo, certo, un bel nome. Un bel nome. Ti piace il cane di Rajevic? Ti piace il cane di Rajevic? Sì. Beh, sì, assolutamente. No. Per il gol ha detto fate come vi pare, cioè, se, uguale, datelo a me, datelo a Antezza. Quanti gol ha fatto Rajevic? Ecco, questo è il terzo. Beh, io non avrei detto fate come pare, io ho detto infatti, tu avresti detto è mio tutta la vita. Certo. Ho contribuito al 90%. Poi la deviazione del difensore è stata sicuramente decisiva, ma non se ne è accorto nessuno, quindi va bene. Niente, Leonardo interdetto. Se ti intervisto sempre grosse soddisfazioni, Leonardo. Va bene, così. Un termometro. Se trovo pure tifosi del Perugia, ho preso un d'Italia. Perché le fai obiettive, certo. E raccogli quello che tu hai. Coglio. Non è niente di artefatto, tutto giusto. Ah no, sicuro. Va bene, andiamo in pubblicità, poi torniamo alla parte finale con il collega del Giornale di Sicilia, cercheremo di scoprire come vanno le cose a Palermo, insomma non benissimo a vedere i risultati. Umbria Dent, centri odontoiatrici, altissima qualità con materiali e protesi certificate made in Italy. Velocità, efficienza ed elevata professionalità senza lunghe attese, finanziamenti a tasso zero, igiene dentale a 25 euro, protesi fisse in 24 ore. A Spoleto in via Marconi 367, a Terni in via Gramsci 22. Prenota i numeri in sovraimpressione la tua visita senza impegno. Umbria Dent, sponsor ufficiale e partner Ternana Calcio. AET, al vostro servizio da 40 anni nel settore assistenza e ricambi per elettrodomestici. Nella storica sede di Via Leardi 2 ringrazia tutti coloro che in qualche modo hanno contribuito all'espansione della società. AET è presente anche in Via Curio Fornaci 14A, Terni, zona Maratta, dove potrete trovare assistenza su tutti gli elettrodomestici grandi e piccoli e caldaie da riscaldamento Baxi. Inoltre, sempre in Via Curio Fornaci, l'AET è vendita di prodotti per la refrigerazione e condizionamento industriale e da oggi vendita di elettrodomestici delle migliori marche. AET a Terni in via Leardi 2, telefono 0744 40 15 80 e via Curio Fornaci 14, telefono 0744 40 11 31. AET da 40 anni anche nello sport. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente con le notizie, le foto, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Ciao. No, per carità, io guanti e mascherine sempre, non esco di casa senza, e poi me li cambio spesso, diciamo che è una questione di igiene, d'altronde come dice il detto, mens sana in corpus, vabbè, lo dice il detto, ammazza però qui che schifo, che incivili. Ehi, dico a te,
ma non a te, te lo so che te non lo fai, no, dico a te quell'altro, quello che se ne frega. Tutto questo alla natura costa molto, e in fondo basterebbe così poco. Gettiamoli nel bidone dell'indifferenziata, in fondo a noi, ma che ci costa? Tornati nella parte finale di trasmissione per insomma anche parlare di quello che aspetta la Ternana mercoledì in trasferta, una trasferta suggestiva, prestigiosa. Abbiamo in collegamento Benedetto Giardina del Giornale di Sicilia. Buonasera Benedetto. Buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori. Ben ritrovato, intanto buonasera e grazie per aver accolto il nostro invito per parlare un po' del Palermo. Ti chiedo un po' come vanno le cose in casa rossanero, anche alla luce della chiusura del mercato che è terminato alle 20, quindi poco prima che andassimo in onda. Ti chiedo se, insomma, non ho avuto tempo di vedere se c'è stato qualche movimento last minute del Palermo. Niente, niente di niente. Il Palermo praticamente ha chiuso il mercato di gennaio con un solo acquisto, quello di De Rosa, che ha già esordito con la maglia del Palermo. Dopodiché ci si attendeva qualche movimento in quest'ultima giornata di mercato, ma non si è concretizzato nulla, quindi di fatto la rosa del Palermo rimane sostanzialmente immutata, dato che è stato fatto un solo acquisto nel mercato di gennaio. Il Palermo una sola vittoria nelle ultime 5 partite. L'ultima di questo fine settimana, 0-0 con il Potenza. Qualche tifoso, insomma, ha detto Palermo prevedibile, senza mordente. È così, ti chiedo, è stato così? L'hai vista così? Sì, si è visto il solito Palermo, più che altro per questo molto probabilmente qualcuno avrà detto un Palermo prevedibile, perché commette sempre gli stessi errori, sottoposte a una squadra che non riesce a incidere, ha evidenti carenze a livello offensivo, ma anche a livello di personalità. Questa squadra non riesce mai a trovare l'equilibrio giusto per bloccare o chiudere le partite, a seconda ovviamente dei risultati, dell'andamento della gara. È qualcosa che nel piccolo si è visto anche nella partita d'andata a Terni, dove sì, nel complesso la Ternana è stata superiore, però il Palermo quelle occasioni che ha avuto non è stato in grado di capitalizzarla. Ecco, questo è stato il leitmotiv di tutto il campionato del Palermo finora. Non a caso se si guardano le prime 14 in classifica, quindi sostanzialmente le squadre in lotta tra promozione e playoff, quello del Palermo è il peggior attacco. Ci sarà pure un motivo, e chiaramente è quello di un reparto che non ha la qualità che ci si attendeva, non ha la capacità di spingere la squadra. L'attacco del Palermo, se si fa il paragone con la Ternana, è davvero impietoso per il rosanero, per quel che riguarda l'attacco, ma non solo. Poi chiaramente, parlando proprio del reparto offensivo, è evidente che sia la più grande lacuna del Palermo, che però non è stata colmata in questo mercato. Pure a gennaio c'era, insomma, diciamo a gennaio dopo la sosta invernale, c'era stato anche, mi sembra, un'uscita del portiere Pelagotti, che insomma ha suonato un po' la carica, no? E ha detto che fondamentalmente il Palermo poteva puntare anche a un terzo posto, insomma, a risalire. Evidentemente, insomma, qualcosa non è andato bene. Ti chiedo che cos'è che non sta funzionando. Non stanno funzionando tante cose, ovviamente, guardando i risultati e guardando le partite. Sulla frase di Pelagotti, devo dire la verità, è stato anzi molto controcorrente rispetto al pensiero di tutta la squadra, al pensiero della società e di Boscaglia. Però è vero, probabilmente sin da inizio stagione qualcuno si aspettava qualcosa di diverso. Nel Palermo non stanno funzionando diverse cose, ma su tutti i reparti. La difesa ha avuto parecchi infortuni, non è riuscita a registrarsi bene con diversi elementi nuovi. A centrocampo si è creato un equivoco sin dall'inizio della stagione, con la mediana 2 che
è stata portata avanti fino praticamente a dicembre, ma di fatto non ha funzionato e non ha fatto la scherma. L'attacco, torno a toccare un tasto dolente per il Palermo, è chiaramente il reparto più debole, lo dicono i numeri, quindi è chiaramente qualcosa a livello proprio tecnico che manca a questa squadra, a livello di proprio di caratura degli uomini, dei giocatori, più che degli uomini a disposizione di Boscaglia. È un limite tecnico che oggi il Palermo paga in classifica. Senti, in conclusione ti chiedo, Benedetto, se riesci insomma a ipotizzare con i pochi elementi a disposizione, anche perché non, ricordo sempre che non possiamo andare a vedere allenamenti, insomma è un po' disagevole per tutti i colleghi che gentilmente si prestano a così a effettuare con noi collegamenti telefonici. Ti chiedo, possibile ipotizzare come Boscaglia metterà la sua formazione in campo, ovviamente con immagino il 4-3-3 solito. Il 4-3-3 ormai è diventato una certezza per Boscaglia e dubito che lo molli in previsione di questa partita. Dopodiché in difesa, la difesa è il reparto dove potrebbero esserci le maggiori novità, perché negli ultimi giorni hanno ripreso ad allenarsi col gruppo Marconi e oggi anche Almici. Dubito che possano avere entrambi un posto da titolare, perché Almici manca da 2 mesi, Marconi manca da 1 mese, insomma parliamo di 2 titolari fissi che però mancano da troppo tempo e che difficilmente potrebbero essere rischiati, tanto più in un turno intrasettimanale. È più probabile che Boscaglia li porti in panchina, quindi a quel punto dovrebbe andare con la solita difesa delle ultime settimane, quindi con Accardi, Palazzi, Somma e Crivello. A centrocampo De Rose ormai è diventato un titolare indiscutibile di questa squadra, quindi davanti alla difesa presumo possa esserci la riconferma di De Rose. Gli altri 2 posti per me sono, se li giocano Bro, Ogier e Luperini, tra questi 3 2 saranno i titolari per completare il centrocampo. Infine l'attacco, di pochissimi dubbi, Canutè, Lucca e Valente sono stati i titolari fissi nelle ultime gare. Il Palermo Boscaglia non ha dato molto spazio a Saraniti nelle ultime partite, dubito che possa darglielo proprio contro la Ternana, quindi immagino che il tridente delle ultime uscite possa essere confermato. Grazie Benedetto, grazie per la disponibilità, la cortesia, naturalmente in bocca al lupo per il Palermo e buona partita mercoledì, grazie. Grazie a voi, a presto. Grazie al collega Benedetto Giardina del Giornale di Sicilia. Sicuramente Ezio Brevi, l'ultimo gol che abbiamo visto, se lo ricorda, perché è l'unica vittoria della Ternana a Palermo. L'avete centrata voi. Un po' di anni fa, però. Vabbè. Non tantissimi. Era il 97. 97-98, l'anno dove avevo preso la maturità. Quindi mi fa sentire troppo vecchio. Insomma, me la ricordo bene. Vabbè, te la ricordavi pure tu, Sandro, sì. Della maturità mia. No, del 98, no, la maturità. La promozione in Serie B, la seconda consecutiva con Del Neri, che detiene il record di partite di imbattibilità. 34? In Serie C 39, se non vado errato, considerando 38, i 2 campionati. 38 mi sembra. 38-39. 38 senza perdere. Quel tipo di gioco non è che mi entusiasmasse, però c'era una solidità dei movimenti così, eccetera, che ne facevano indimenticabile, dai. Sì, eravamo scolastici, perché avevamo 2-3 giocate, erano sempre quelle, però sul tempo l'avversario 4-4-2. Vedi, 4-4-2. Non pensavo di avere un'accelerazione come la sua, molto solida, sì. Molto solida, una squadra che aveva difficoltà a prendere gol, magari a volte non si giocava benissimo, però non ci facevano gol. Quel record lì l'abbiamo perso col Catania prima dei playoff. Vabbè, quando bisognava perderlo. Comunque, una sottolineatura su Brevi come calciatore, insomma, gran centrale, complimenti. Grazie. Match di mercoledì, Palermo-Ternana, sarà arbitrato da pari tremolata di Monza, che ha 2 precedenti con la Ternana, un pareggio 0-0 con la Fermana e l'altro relativo a questo torneo, Cavese Ternana 0-5, quindi insomma speriamo porti bene. Vediamo anche il quadro delle partite, eccolo qua, Foggia Teramo, che si anticipa domani, è già domani, è il 2 febbraio, è domani, sì. Giusto? Leonardo, sì. Sì.
17.30, Foggia Teramo, invece mercoledì alle 15, Casertana Potenza, Paganese Catanzaro, Palermo Ternana, Vibonese Francavilla, Viterbese Turris, alle 17.30 Bari Cavese, alle 20.30 Bisceglie Avellino, Juve Stabia Catania. Sono le partite in programma mercoledì. Naturalmente ricordo che potrete seguire Palermo Ternana con noi, Radio Galileo 98.4 e 100.5, in streaming anche www.radiogalileo.it. Al termine della partita, dopo il telegiornale condotto da Giorgio Ciaruffo, naturalmente saremo qua a Galileo Sport sul canale 115 del Digitale Terrestre, in streaming anche su Facebook e YouTube, basta che cercate Tele Galileo, giusto? Quindi pure tu da diciamo, Spoleto, dalla provincia all'altra provincia, la seconda provincia dell'Umbria, te la potrai vedere. Però dicono che Spoleto è rosso verde. Ma adesso c'è anche, adesso vediamo se riusciamo a fare portare. Ci sono per sulla media un riequilibrio regionale dove Spoleto si parla di questo argomento. Almeno bisogna parlarne di più. Ezio Brevi non sarà più costretta a fare lo sconfinamento. Bisogna parlare di diciamo. Più, un riequilibrio in Umbria, portando chiaramente, non portando dove ci sia chiaramente Spoleto, la Valnerina, dove erano storicamente determinate. Insomma, ecco. Quindi secondo me sarebbe una cosa importante per l'Umbria, non per solo per Terni. Insomma. Assolutamente. No, volevi dire qualcosa? No, non su questo. No. No, volevo dire che queste trasferte adesso nel calcio ai tempi del Covid però hanno tutte un altro sapore, no? Perché in questi campionati noi temevamo sempre per il girone meridionale, per questo, perché era il girone dove soprattutto in trasferta c'era il fattore campo, certo. Diciamo, dove tutte, diciamo, l'ambiente, oltre che la squadra avversaria, ti aspettava il varco e quindi era un'ulteriore difficoltà rispetto alla difficoltà prevalentemente tecnica, no? E noi tutte le estati, molte estati abbiamo aspettato, no? Che volevamo essere inseriti nel girone settentrionale per avere meno di queste difficoltà. Adesso questo calcio al tempo del Covid ha praticamente azzerato questo però aspetto. Però tu sei giovane, perché io ti ricordo dall'alto del Viale Brin, frequentavo come ragazzo, anche come giocatore, eccetera, che avevamo lo stesso problema quando facevamo quello che dici tu nella serie C, e ci misero nel girone meridionale e quell'anno vincemmo il campionato e fummo promossi in Serie B e la lotta era con la Salernitana, la Casertana, arrivò seconda la Casertana, fummo promossi proprio quell'anno che, come tu dici giustamente, questo timore, il girone C, eccetera, eccetera. Brevi, lui è testimone, anche il campionato vinto da Brevi sarebbe piacevole vedere la Ternana giocare in uno stadio come Palermo pieno, perché anche per gli stessi giocatori è stimolante, è gratificante. La tristezza di questo momento qual è? Che tante partite sembrano le partite del giovedì, e quindi io ero un giocatore, per dire, che se non c'avevo l'adrenalina perché il contorno, il contesto mi tirava dentro nella partita, a me l'ambientazione mi innescava la concentrazione. Il contrario, io facevo brutta figura anche in terza categoria, perché riuscivo a, come si può dire, a entrare, a calarti un po' nell'ambiente. E io vedo anche mio fratello che allena la Giana, delle partite che veramente sembra un ambiente surreale, perché il giovedì si fanno quelle partite lì di tanto in forma. Bene, nei campi del sud comunque c'è sempre, quando viene nella Ternana in trasferta sono sempre 100 o 200 addetti al campo. Sì, beh, piuttosto successo. Io a Avellino ho preso un secchio pieno di ghiaccio in testa. Lasciamo perdere, ce lo racconterai. Però abbiamo vinto. Gol, la concentrazione. Gol d'Arcadio. Probabilmente lì mi sono svegliato. Un secchio, me lo ricorderò per tutta la vita. E col secchio di ghiaccio preso da Ezio Brevi da Avellino chiudiamo. Grazie Ezio. Grazie a voi. Grazie a Sandro Corsi, grazie a voi. Leonardo Palazzesi, naturalmente, grazie Alberto.